Si è conclusa domenica 29 agosto con due spettacoli molto profondi e significativi, la parte sestese di Sussulti Metropolitani, il secondo festival della Piana Fiorentina svoltosi tra il Parco di Quinto Basso e la Fonte dei Seppi a Montemorello e che prosegue in altre zone della città metropolitana di Firenze. Alla Fonte dei Seppi, teatro di una battaglia che il 14 luglio 1944 costò la vita a 13 partigiani, si è tenuto lo spettacolo in realtà virtuale Segnale d'allarme, la mia battaglia, per la regia di Elio Germano e Omar Rashid. Armati di supporti visivi particolari, gli spettatori si sono letteralmente immersi, come se fossero in prima fila a teatro, nell'opera con protagonista l'attore romano. Uno spettacolo in cui Germano lancia un segnale d'allarme contro l'informazione fatta solo di opinioni e contro una tecnologia che rischia di essere un veicolo di pura distrazione di massa. Alla fine si arriva a confondere realtà ed immaginazione e in men che non si dica ci si ritrova catapultati in un vero e proprio comizio nazista. L'artista infatti, da figura autorevole, pian piano diventerà sempre più autoritario, fino alla svolta. La mia battaglia altro non è che una rilettura del Mein Kampf di Adolf Hitler. A testimonianza di quanto il pericolo di una svolta autoritaria ai giorni nostri sia sempre dietro l'angolo. In serata invece al Parco di Quinto Basso l'attrice Valentina Cervi ha portato gli spettatori indietro di 8 decenni con La strada che va in città per la regia di Yaya Forte, trasposizione teatrale dell'omonimo libro di Natalia Ginzburg. Questo spettacolo nasce dall'amicizia tra me e Yaya Forte, che è un'amica e un'artista che stimo tanto, e l'idea di voler fare qualcosa insieme. Allora un giorno è arrivata, appunto era tempo che lo pensavamo, e insieme a Pier Francesco Pisani, che ci ha portato questo testo, abbiamo detto questo è proprio il testo giusto. Allora Yaya ci ha messo le mani, lo ha ridotto, lo ha adattato al teatro e abbiamo fatto qualche giorno di prova e l'abbiamo cominciato a mettere in scena. Dico cominciato perché è nato come una mise en espace, è una mise en espace e poi piano piano ha preso dei momenti appunto di memoria, poi è cominciato così a diventare narrativa tutta la parte dei personaggi, per cui io interpreto tutti i personaggi del testo, e soprattutto era una storia al femminile. Nonostante la drammaticità di questa storia, è una storia che ci ricorda quanto siamo fortunati oggi, no? Rispetto appunto a 80 anni fa, in cui le donne non potevano scegliere, o comunque le scelte che facevano emotivamente erano dettate dal voler scappare da una situazione. Pur di scappare da quella situazione si corrompevano, questa donna si corrompe il suo amore, il vero amore, e segue praticamente, fa un matrimonio di convenienza, perché era l'unico modo per scappare dalla campagna dove era maltrattata dai suoi genitori. E mi fa molto pensare a quello che stiamo vivendo oggi, ecco, dall'altra parte del mondo, non 80 anni fa, ma oggi le donne attraversano lo stesso sentimento e la stessa situazione. Quindi ricordiamo quanto siamo fortunati da questa parte del mondo a poter scegliere, a poter essere libere di amare chi vogliamo e di essere chi vogliamo. Ancora non completamente, però insomma. Sì, questa sera poi c'era mia figlia che vedeva lo spettacolo e ha molto sofferto vedendo questo spettacolo. Mi sono resa conto, cercando di spiegargli, dico, ma perché sto facendo questo testo di fronte agli occhi di questa bambina che piangeva a 8 anni? Dico, questo testo ci ricorda quanto siamo fortunati oggi a poter compiere delle scelte dettate dalla nostra desideri e non dal bisogno di dover sfuggire a una situazione drammatica e violenta. Dopo la chiusura di teatri e cinema, quest'anno è stata trovata la soluzione del Green Pass. Grazie a questo documento, infatti, è possibile partecipare agli spettacoli, anche se con pubblico ridotto rispetto al passato. Stiamo cominciando a rirespirare, non solo per gli artisti, ma per tutti i lavoratori, diciamo, del mondo. È un momento drammatico, quindi se da una parte ci si unisce in questo dramma, diciamo che è molto difficile. È vero che si ricomincia a respirare, però è anche vero che insomma è diventato faticoso resistere, no? Oggi poi certo essere qui stasera, vedere il pubblico seduto in sala è sempre un'emozione grandissima, soprattutto a teatro dove col pubblico si ha una relazione, no? Al cinema questa cosa non c'è, quindi mi sento così fortunata ogni volta che porto questo spettacolo in qualche piazza, e fino a qualche giorno prima uno pensa si farà, non si farà, sì si fa, si può fare in presenza, e quindi le cose posso dire qui e ora, siamo nel qui e ora, perché non ci sono poche cose da dire a questo punto. Mentre per quanto riguarda progetti futuri?
progetti futuri. Adesso esce a settembre, anzi a primi di ottobre, La scuola cattolica, film di Stefano Mordini tratto dal romanzo di Albinati, e poi uscirà su Netflix una bellissima storia di Puccioni, il regista Puccioni, con Filippo Timi e Francesco Scianna, che si chiama Il filo invisibile. Tornando a Sussulti Metropolitani, la kermesse si concluderà domenica 19 settembre con Maledette canzoni d'amore al Giardino dei Rosi a Campi Bisenzio.